Passiamo all'oggetto numero 160, abbiamo sempre l'assessore Paparelli e interroga il consigliere Carbonari, prego. Grazie Presidente. Dunque sì, con questa interrogazione si vuole un po' ricostruire quello che è successo a questa grande azienda che aveva sede, ha sede a Spello e di cui diciamo, leggiamo articoli sul giornale. Quindi noi siamo andati un po' a ricostruire e sottoponiamo questa ricostruzione. Pasta Julia fin dal 95 opera a Spello nella produzione alimentare. Attualmente la società è iscritta in un altro modo, non PJSRL, ed è in liquidazione, ma tra i propri soci la nostra società partecipata che è Gepafin SPA con una quota del 23,39%. Nel bilancio del 31/12/2017 si scrive che PJSRL in liquidazione deve a Gepafin un importo complessivo di 942.000 euro comprensivo di interessi. Che è successo di questa società? Nel 2012 Pasta Julia SPA aveva concesso a Pasta Julia SRL, poi trasformatasi nel nome, un affitto d'azienda. Secondo la visura camerale, dal 2012 al 2014 era presidente del CDA di questa società un certo Nico Valecchi, il quale avrebbe assunto la carica di amministratore unico dal 2014 al 2015. Nico Valecchi, il cui nome ritroviamo in altre visure, nella vicenda attualmente che interessa la società Celi Din SRL e diciamo in altre situazioni. Ritorniamo alla nostra società. Quindi all'inizio c'era Nico Valecchi, poi diciamo, la società è stata intestata a un tal Nunzio Pistilli al 25% come partecipazione diretta, al 75% attraverso una società partecipata. Imprenditore direi sfortunato, vorrei dire tra virgolette, poiché se facciamo una visura ci accorgiamo che possiede circa 44 cariche attuali, 40 società, di queste 44 cariche, 40 società sono in liquidazione e molte di queste stanno andando verso il fallimento. Quindi è per questo che lo voglio definire imprenditore sfortunato, tra virgolette. Detto questo, che cosa succede? Che nel 2014 uno dei soci fondatori di Pasta Julia sul giornale afferma che gli attuali conduttori, quindi società intestata a Nico Valecchi, erano morosi nei confronti di Pasta Julia SPA per cifre molto importanti. La società aveva in affitto un'altra società che aveva in affitto un altro stabilimento, loro. Abbiamo dovuto mettere in atto lo sfratto per morosità perché non ha mai pagato l'affitto, sfratto convalidato poi dal tribunale, e quindi appuntamenti disattesi, furberie di bassa lega. Questo diceva un socio della Pasta Julia SPA. Nel 2015 quindi si apre una situazione di crisi, la società va in crisi proprio perché effettivamente l'affitto non glielo pagava, va bene? Va in crisi e interviene addirittura sul giornale, si legge di un noto sindacalista, Augusto Paolucci, che la salunga su questa storia e dice che doveva essere, si spingeva affinché venisse accettata l'offerta di questo Nico Valecchi rispetto a quella della Safid, un gruppo di imprenditori rinomati, Valigi, Farchioni, Bonucci. Furono aperti diversi tavoli di crisi a cui partecipò chiaramente l'ex assessore allo sviluppo economico Vincenzo Riobbi, e ricordiamocelo questo nome perché lo ritroveremo poi in altre società insieme oggi a Nico Valecchi. Quindi intervengono, si aprono dei tavoli di crisi. Il 25 febbraio questo sindacalista spingeva affinché si propendesse verso l'affidamento della società a questo signor Nico Valecchi, dicendo che la proposta loro era migliorativa rispetto a quella proposta presentata dagli altri soci, su cui però, proposta che non era stata neanche formalizzata, di cui non si conoscevano i dettagli, però lui, che aveva l'occhio lungo, aveva capito che quella era la società giusta. Corriere dell'Umbria del 2015 dice che
Giardini e Valecchi acquistano Pasta Giulia, 5 anni d'affitto, hanno dei progetti faraonici, aumentano il fatturato fino a 10 milioni di euro, assumono imprenditori, eccetera. Grandi prospettive. Che succede però? Che purtroppo, da notizie recenti di stampa, ancora una volta, il 3 maggio 2018, paura per i 40 dipendenti, 2 mensilità arretrate a distanza di 3 anni da quando la gestione dell'azienda erano subentrati questi 2 nuovi imprenditori. Questo, peraltro, il numero di dipendenti tanto sbandierato da questo nuovo gruppo imprenditoriale, direi, in realtà è calato, perché da 42 del 2016 ad oggi risulterebbero nel 2018 circa 28. Allora noi vorremmo sapere questo: se corrisponde a verità che tali 2 società affittuarie abbiano ritardato o mancato pagamenti dovuti nei confronti di Pasta Giulia S.p.A., chiarendo inoltre se gli impegni di pagamento degli impegni economici previsti nel piano sottoscritto nel 2015 dagli attuali affittuari siano stati ad oggi rispettati. E poi specificando infine le ragioni che nel 2015 portarono ad affittare l'azienda a soggetti giuridici facenti capo alle stesse persone che in quel periodo, rispetto alle manifestazioni di interesse, di noti e rinomati imprenditori nel settore agroalimentare, cioè quali erano le ragioni per cui si scelsero quel gruppo di imprenditori. Grazie. Grazie consigliere Carbonari. Prego assessore Paparelli. La vicenda per la Giulia S.p.A. è una vicenda un po' complicata, ho bisogno di qualche minuto per riepilogare cercando di essere il più efficace possibile. Gebafin nel 2009, Gebafin S.p.A. ha deliberato 2 operazioni. La prima era la sottoscrizione di 200.000 euro pari al 23,92% del capitale sociale di Pasta Giulia S.p.A. La seconda un'operazione di prestito partecipativo di 800.000 euro da effettuare in pool con altre banche per un importo complessivo di 4,5 milioni garantito da ipoteca sul nuovo ovificio industriale che a quei tempi doveva essere costruito. Le operazioni vennero deliberate a fronte anche di investimenti che la società sarebbe andata ad effettuare per la costruzione del nuovo ufficio, dispello in via del pastificio, cofinanziato anche con fondi regionali FESR. A fine 2011, inizio 2012, una volta completati gli investimenti, l'azienda si accorge di essere sovradimensionata per i volumi operativi espressi e per le fonti di finanziamento a medio e lungo termine disponibili, che erano inferiori rispetto al capitale immobilizzato, il 60%. A seguito di questa situazione, nel marzo del 2012 la Giulia S.p.A. tentava la realizzazione di un accordo di ristrutturazione ex articolo 182 bis della legge fallimentare. La Pasta Giulia S.p.A. quindi, con effetto dal 1 giugno, affittava l'azienda alla Pasta Giulia S.r.l. con possibilità di recedere dal contratto in caso di omologa dell'accordo di ristrutturazione. La SRL era una società di nuova costituzione che vedeva la partecipazione al 100% della Dean Engineering di Umbertide. La Dean Engineering aveva la compagine sociale in Daniele Claudi ed Enrico Ligi, amministratori i signori Daniele Claudi e Nico Valecchi. Nel dicembre del 2012 la Pasta Giulia presentava domanda di concordato in bianco. Nell'aprile 2013 la domanda di concordato con continuità aziendale. La proposta concordataria si articolava sulla dismissione di 2 fabbricati industriali, l'affitto di un'azienda con una new co, previo scioglimento dell'attuale contratto d'affitto con la Pasta Giulia S.r.l. e lo scioglimento del contratto d'affitto era stato promosso su input di alcuni professionisti incaricati della redazione della domanda. I professionisti erano stati richiesti e indicati dalla Gebafin già nel corso del 2012. Il Tribunale di Perugia ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo il 26 ottobre 2013, previo scioglimento del citato contratto di affitto di azienda. Ma la Pasta Giulia S.r.l. presentava reclamo per lo scioglimento di questo contratto per richiedere la sospensione del provvedimento. La Corte d'Appello di Perugia, l'11 novembre 2013, disponeva la sospensione
fissando l'udienza per il giorno 5 dicembre 2013. Successivamente si sono susseguite diverse iniziative giuridico-legali tese ad annullare la richiesta di scioglimento del contratto di affitto e poi successivamente si sono succedute diverse proposte di affitto di azienda da parte di Giulia SRL, Safid SRL, Pasta Giulia SRL. Le diverse offerte di azienda subiscono variazioni nel tempo su indicazione degli organi della procedura dei professionisti incaricati dall'azienda per la redazione e l'asseverazione del piano concordatario. L'asseverazione del ragionier Villa sul piano concordatario il 15-12-2014 in realtà, contrariamente a quanto apparso anche in alcuni organi di stampa, è una non asseverazione del piano concordatario, in quanto seppur attestando la veridicità dei dati indicati, il professionista non ha attestato la fattibilità del piano, che a suo avviso non era per una serie di motivi che non sto qui a elencare, ma diciamo, se voi gli consegno le cose scritte, diciamo, non era fattibile. Non essendo possibile procedere alla stipula del contratto d'affitto in mancanza di completa asseverazione garantita, l'Assemblea ordinaria e straordinaria del febbraio 2015 decideva di porre la Pasta Giulia SPA in liquidazione e nominare liquidatore il dottor Carlo Alberto Zualdi. Il liquidatore si attivava verso i soggetti proponenti per verificare la sostenibilità economica e finanziaria delle proposte di affitto ricevute, avvalendosi della collaborazione del dottor Rossi. A tal fine hanno predisposto, all'epoca predisposero una valutazione comparativa tra le proposte pervenute da Francesco Baldassarri e quella della Safid SRL. Il liquidatore ha intavolato trattative con entrambi, il Baldassarri, nel momento in cui si è intavolata la trattativa, ha fatto presente che aveva intenzione di costituire una nuova società con una partecipazione solo minoritaria del reingressato, diciamo, Nico Valecchi al 20%, che sarebbe stato socio di riferimento della Pasta Giulia SRL, conduttrice della struttura. Il liquidatore, nel frattempo, in vista della seduta prefallimentare del 17 marzo 2015, per istanza fallimentare proposta dal creditore Seriplast di SRL di Barberino del Mugello, anche intervenuta la nuova ripartizione territoriale dei tribunali umbri, ha eccepito che la competenza non era più del Tribunale di Perugia, ma era diventata il Tribunale di Spoleto. Quindi il procedimento si è trasferito al Tribunale di Spoleto, dove è pervenuta la Pasta Giulia SPA una comunicazione il 30 marzo 2015 con cui il Baldassarri, il potenziale socio del Valecchi, comunicava che il suo coinvolgimento, come la proposta di affitto formulata per suo conto all'avvocato Franceschini, era da ritenersi definitivamente revocata. Quindi si tolgono di mezzo. Ad aprile si tolgono, erano due soci, Baldassarri, il cui socio di minoranza era Valecchi, in questa fase. Nei primi giorni del mese di aprile, il liquidatore Zualdi comunicava di aver ricevuto un'altra proposta d'affitto formalizzata a mezzo avvocato Franceschino da parte di nuovo di Valecchi, e quindi revocano quella e ne presentano un'altra di proposta di affitto, Giardini Stefano, a fronte di un costituendo pastificio Fidelia SRL che avrebbe avuto un capitale sociale di 200.000 euro. Il liquidatore Zualdi ha avuto modo di valutare questa proposta come migliorativa rispetto a quella della Safid. Tra l'altro il prezzo per diversi motivi, tra cui il prezzo di acquisto. I sindacati hanno ribadito in sede di incontro il 14 aprile 2015 che la deroga all'articolo 2112 presente ancora nella proposta Safid SRL rappresentava un ostacolo insormontabile, quindi diciamo, rimaneva in campo solo l'altra proposta. Il liquidatore quindi ha reso note le sue intenzioni di individuare quale strumento a garanzia della Pasta Giulia SPA l'acquisizione di fideiussioni bancarie rilasciate da parte della società affittuaria a garanzia degli importi dovuti dalla nuova potenziale affittuaria sia a fronte dei canoni di locazione sia a fronte del prezzo finale che del credito transato vantato alla Pasta Giulia SPA verso la Pasta Giulia SRL. A questa data, tralasciando una serie di cose che le consegno per iscritto, la proposta di acquisto, come lei ben sa, alla fine dell'azienda sarebbe stata di un impegno di 4.650.000. Quindi corrisponde al vero, in definitiva, quello che diciamo lei
cita nell'interrogazione, cioè il fatto del mancato versamento dei canoni, eccetera, ma è altrettanto vero che a fronte di crediti vantati per 125.000 euro per canoni ci sono le fideiussioni bancarie a suo tempo stipulate, immediatamente attivabili dal liquidatore attraverso gli organi della procedura. D'altra parte, per quello che riguarda invece l'intervento di parte pubblica, si sottolinea che GEPAFIN ha in corso una procedura di recupero giudiziale nei confronti di Angelo Porzi e Moreno Scarponi per la somma di 200.000 euro, oltre interessi per il quale c'è già stato un pronunciamento positivo da parte del Tribunale di Perugia, dovuti a titolo di riacquisto azioni, e il credito ipotecario di 800.000 euro, quello che si ricorda all'inizio citato, oltre interessi per il prestito partecipativo che era garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili aziendali. Quindi ovviamente rimango a disposizione per ulteriori elementi di dettaglio rispetto a questa complessa vicenda giuridico-legale, di cui è una relazione di 26 pagine che ho cercato di riassumere, diciamo, in queste brevi, tra virgolette, note che ho cercato di elencare. Rimaniamo a disposizione per fornire tutti gli elementi necessari. Grazie Assessore, prego Consigliere Carbonaro. Sì, grazie Assessore. Guardi, io ritengo che questa vicenda, per come l'ho ricostruita, sia veramente da approfondire nel dettaglio, coinvolgendo il liquidatore, dottor Zualdi, per capire come sia stato possibile comunque continuare ad affittare, a continuare con quel contratto con un soggetto che comunque si era già mostrato inadempiente, coinvolgere GEPAFIN e quindi avere chiarimenti da GEPAFIN nelle persone dei suoi amministratori, quindi il dottor Tili, per capire come mai una società di questo genere, che dovrebbe essere, diciamo, avvezza a capire, a comprendere bene le dinamiche aziendali, non abbia compreso la situazione in cui si stava mettendo. Ho notizie, sì, benissimo, guardi, mi riesce ancora difficile capire come di fronte, perché, guardi, benissimo, io mi riservo di sentire GEPAFIN, perché vede, intorno a questa vicenda le ho fatto diversi nomi. Le ho fatto il nome del dottor Nico dell'ingegner, credo, Nico Valecchi. Le ho fatto un altro nome del signor Nunzio Pistilli. Ho parlato dell'intervento forte del sindacalista Augusto Paolucci, vorrei capire anche le sue ragioni quando decise che quella doveva essere il progetto sposato. Vorrei anche capire come, e questo non so come farlo, ma sicuramente tramite GEPAFIN, l'allora assessore allo sviluppo economico Vincenzo Riommi, come è intervenuto in questa vicenda, che attualmente, visto che attualmente l'ex assessore oggi è socio di Nico Valecchi. Ci sono, diciamo, interessenze, insieme al dottor Vinicio Bottacchiari hanno costituito una società di consulenza. Ho avuto modo di capire, di ascoltare alcuni commercialisti, delle proposte che questa società di consulenza faceva quando vedeva società in difficoltà. Quindi vorrei bene capire quali sono le competenze, qual era il progetto di questo, di questa società e di quello che allora era l'assessore allo sviluppo economico. La vicenda non finirà qui, perché richiedo tutta una serie di approfondimenti su cui appunto mi riservo di fare tutti gli atti che oggi sono, a mio parere, dovuti qualora dovessi riscontrare delle attività che non sono, a mio parere, chiare. La ringrazio comunque della risposta e le chiedo ufficialmente quindi di avere lo scritto appunto che è stato preparato. Grazie. Grazie Consigliere Carbonari. Procediamo all'ultimo punto delle question time, l'oggetto numero 165, interroga il Consigliere Liberato, risponde l'Assessore Paparelli. Prego Consigliere. Sì, grazie Presidente.
Dunque, qui torniamo invece all'8 e al 900, all'industria pesante, all'economia tradizionale e a come cercare di tenerla, perché c'è il rischio di perdere l'economia tradizionale, una parte di essa, l'industria pesante, e c'è il rischio di non raggiungere il treno del futuro dell'industria digitale. Allora, tornando un po' sulla questione dell'industria pesante, io credo che si ponga, specie in alcune aree dell'Umbria, qui segnatamente parliamo della conca Ternano-Arnese, la questione della pianificazione o di una nuova pianificazione che è anche rigenerazione urbana. In particolare dobbiamo evidenziare come nella conca Ternano-Arnese, a fronte di una industria storicamente collocata in una zona orientale della città, e appunto parliamo ovviamente delle acciaierie di Terni, siano fiorite in modo del tutto sciatto tutta una serie di aree industriali proprio attorno alla città di Terni e di Narni, e questo senza una efficace pianificazione a monte. Un tema che ha a che fare con grosse esternalità negative anche di tipo energetico, un tema che ha a che fare quindi con la vicenda mai troppo zelantemente curata della sostenibilità. Io non credo che il futuro ricomprenderà industrie, produzioni che non siano, come posso dire, frutto della sostenibilità ambientale e ovviamente energetica. Da questo punto di vista chiediamo a lei, alla Regione, un occhio di riguardo rispetto a situazioni che sono, a nostro avviso, andate completamente fuori controllo e, insomma, la vicenda del SIN, della zona integralmente da bonificare, SIN Terni Papigno, che resta lì con le sue discariche, con, vorrei dire, proprio la sua cultura di morte, perché abbiamo il cromo esavalente, come sappiamo, e altri metalli pesanti che hanno contaminato diffusamente le falde acquifere non idropotabili, le acque non potabili, diciamo, che ci sono in quell'area. E quindi tutta una serie di situazioni che sono andate oltre quello che è il sopportabile. Questo significa anche che poi si creano delle distonie forti. Pensiamo ad esempio al caso del compendio Bosco. Il compendio Bosco, che si trova in comune di Narni, nella Marattana, è sostanzialmente vuoto, è una gigantesca area, ormai sappiamo, da 15 anni, 20 anni, pubblica, rifunzionalizzata, con anche un raccordo ferroviario. Ebbene, vuoto. Dall'altra parte, per tutta una serie di motivi, che sono motivi anche economico-affaristici, una serie invece di strutture, di immobili dentro i quali da anni stanno le filiere, i satelliti dell'industria pesante, delle acciaierie, e non si riesce a mettere, come dire, ad allocare in un unico centro questo genere di produzioni. Cioè, voglio dire, io credo che la politica possa accompagnare questi percorsi. Io penso che sia anche doveroso, pur a dispetto degli interessi particolari di alcuni soggetti. E anzi, potremmo gestire e accompagnare, no, questi percorsi, anche perché questo significa anche pensare di poter effettuare più facilmente controlli, poter per le aziende stesse avere un unico centro di riferimento, anziché riempire di tir le città di Terni e di Narni, salvo ovviamente le altre. Io in questo momento voglio concentrarmi su quella realtà dove c'è un gap più evidente rispetto al resto dell'Umbria, anche in termini, appunto, di sostenibilità. Quindi chiediamo che questo vuoto programmatorio territoriale venga riempito, che non si vada velocemente, come si sta facendo adesso precipitevolissimevolmente, vorrei dire, ad autorizzare nuovamente con una conferenza di servizi decisoria la Thyssen, quando non ha ancora dato una parola certa, chiara, di garanzia per l'intera città, e anzitutto a partire dai lavoratori della Thyssen, anche in merito a come, dove trovare
e come muovere le merci della Thyssen, le materie prime della Thyssen, che arrivano in quel modo caotico ovunque. Il materiale finito poi va in un'altra azienda a 5-7 chilometri dentro la città, è sfondata. Io non credo che si possa proseguire in questo modo. Nessuno paga per questi danni che sono giganteschi. Allora, io credo che la Regione debba fare molto di più, e può certamente farlo mettendo attorno a un tavolo tutti gli stakeholders, i portatori di interessi, però è ora di farlo, e in particolare poi pensare di chiudere, e lei ci ha dato qualche rassicurazione qualche giorno fa, in ordine all'interporto di Orte e alla piazza logistica di Terni Narni, chiudere con certe intese pubblico-private per arrivare insomma anche qui ad abbracciare il futuro nel segno della sostenibilità. Grazie. Sì, grazie. Presidente, io non so, consigliere Liberale, se questa interrogazione era stata preparata, consegnata prima del 4 marzo o dopo il 4 marzo, perché diciamo, mi pare evidente che un tema come quello che lei, al di là della surrealità diciamo, del tema stesso, un tema di questa portata, come lei intende affrontare nell'interrogazione, è un tema che non è diciamo, né di dimensione regionale, per quanto diciamo la dimensione del problema della questione, né di dimensione comunale per quello che riguarda le risorse ovviamente, ma per quello che riguarda invece la programmazione urbanistica e territoriale la fanno i comuni, così come i temi della rigenerazione sono temi che sono in capo diciamo ai comuni, non è che attiene diciamo, la programmazione dello sviluppo su un territorio, la qualità di quello sviluppo diciamo, dentro una cornice regionale, ma è evidente che attiene a questo tipo di dimensione. Tenga presente che Terni è una città particolare da questo punto di vista, le criticità esistono perché è una città in cui nasce prima la fabbrica e poi la città. Cioè la città... La città di Terni aveva 7.000 abitanti dopo scommettiamo un caffè e poi era un scommettiamo villaggio. Scusate colleghi, scommettiamo il caffè anche per il presidente, continuate, prego assessore. Tutti i quartieri dopo che è nata l'acciaieria e dopo che è nata la fabbrica d'armi, che sono state le due fabbriche che hanno dato il vita all'industrializzazione della città. Questo è un dato di fatto, diciamo, che è innegabile. Ora, partendo da questo dato di fatto, non è che uno si deve rassegnare a che le questioni e le criticità permangano. Oggi ci sono molti strumenti che prima non c'erano per mantenere in equilibrio sviluppo, occupazione e qualità ambientale di un territorio. Quindi, da questo punto di vista, noi abbiamo... Dicevo prima, non so se l'ha fatta prima o dopo il 4 marzo, perché noi abbiamo diciamo, attivato attraverso il meccanismo dell'area di crisi complessa sul tema dello sviluppo e attraverso i meccanismi dell'area di crisi non complessa che voi ambientale, l'area di crisi complessa ambientale che voi avete chiesto, le cui procedure sono attive presso il Ministero dell'Ambiente, io penso che queste questioni possano essere ricondotte a un coordinamento complessivo che il Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto diciamo, organismo che coordina le aree di crisi, quindi coordina tre tavoli per quello che ci riguarda, il Ministero dell'Ambiente sulle questioni delle bonifiche SIN, ma sul quale dovrebbe entrare anche il tema dell'area di crisi complessa ambientale, il tema delle infrastrutture e il tema dell'università e della ricerca. Quindi questi tre tavoli sono aperti. Noto l'assenza su questi tre tavoli che noi chiederemo diciamo, di riattivare al più presto, noto l'assenza del Comune di Terni, che dovrebbe essere il protagonista principale. Ho letto le linee programmatiche del Sindaco di Terni, che tiene per sé la delega allo sviluppo economico, e non c'è una sola riga nelle sue linee programmatiche per quello che concerne l'unico strumento che abbiamo disponibile per rispondere almeno parzialmente ad alcune delle domande che lei pone nell'interrogazione, che è il tema dell'area di crisi complessa con i tre tavoli aperti. Non c'è una riga nelle dichiarazioni programmatiche del Sindaco, quindi
diciamo, ci dovrebbe far capire, cioè almeno far capire alla politica quali sono le sue intenzioni da questo punto di vista. Noi riconfermiamo i nostri impegni per migliorare queste criticità. Noi, il tema delle delocalizzazioni, che io ritengo personalmente assurdo, non è un tema che comunque appartiene alle competenze e alle possibilità della Regione. Se il Ministero decide di aprire insieme ai privati un ragionamento di questa natura, lo valuteremo. Non è... Siamo, beh, diciamo, un po' più complicato delocalizzare le acciaierie. Diciamo, sì, magari, diciamo, sì, magari a Nera Montoro. Già bello, bello ingolfato. Comunque, noi il contributo lo stiamo dando per quello che ci riguarda, sia sul versante delle infrastrutture materiali. Abbiamo ribadito la volontà di realizzare la bredella di variante Staino-Pentima via Breda, innesto Terni-Rie di San Carlo, che comporterà notevoli vantaggi alla circolazione, soprattutto a quella dei mezzi pesanti, andando a migliorare i collegamenti della viabilità urbana principale verso i grandi nodi di collegamento alla viabilità nazionale. La bredella di completamento ex Terni-Rie, strada dei confini Flaminia-Salaria, che sta nell'area di Crissima, è competenza del Ministero, diciamo, e speriamo che ci siano risposte positive. Il collegamento ferroviario e stradale alla viabilità nazionale della piastra logistica dei Rinani, dal quale ci stiamo facendo carico attraverso la stipula della convenzione con Ferrovie dello Stato, ormai addirittura d'arrivo. Per quanto attiene al sistema a supporto all'iniziativa industriale, abbiamo messo a disposizione un'area destinata all'inserimento di edifici e strutture per la piccola e media impresa e l'artigianato, con un indice di copertura e di edificabilità pari allo 0,55 metro quadrato. Sono ammesse attività, con ammesse attività di supporto alle aziende, con la possibilità di realizzare locali a uso espositivo dei prodotti dell'attività svolta. Si tratta di 15 lotti, di prossima emanazione l'avviso, diciamo, erano i lotti, vi ricordate, che noi avevamo acquistato dal Consorzio Aree Industriali per l'area di crisi complessa. Quindi, diciamo, questo è un po' il quadro, ovviamente, delle iniziative e degli interventi. I fatti che noi intendiamo portare a termine sono convinto che ci siano le condizioni perché anche su questi dettagli siano migliorate, non solo attraverso la concessione dell'AIA in Regione, che ha le criticità, le caratteristiche su quali, diciamo, condivido, ma ci sono questi tre tavoli aperti sul quale, diciamo, ci si può fare molto di più, e noi siamo disponibili a fare la loro parte. Ne chiederemo, anche a seguito della sua interrogazione, diciamo, la riconvocazione dopo la pausa estiva e dopo la fase dei bandi che sono stati ormai aggiudicati, sia quelli di Invitalia che quelli della Regione, diciamo, sono in fase di aggiudicazione. Lo citavo prima, 63 progetti sui primi 4 milioni e mezzo presentati, con una richiesta di contributo di circa 6 milioni, sono tutti progetti che, se portati a termine, daranno qualche centinaio di posti di nuovi. Sull'area Nera Montoro c'è, insiste, come lei ben sa, il contratto di sviluppo in idina e istruttoria, diciamo, relativo alle Olandia e al parco, diciamo, giochi e divertimenti, che è già un pezzo di diversificazione che va incontro, diciamo, alla necessità di un territorio di diversificarsi anche in maniera innovativa. Ovviamente permane il dissenso sul tema della delocalizzazione, che io, siccome sono una persona, diciamo, come dire, razionale e, come diceva Willy Brandt, come ha fatto scrivere sulla sua tomba, diciamo, ho fatto il possibile. Io penso che la politica debba fare il possibile, per l'impossibile ci penserà qualcun altro. Grazie, Assessore. Prego, Consigliere Liberati. Grazie, Presidente. Ma una risposta dolce e amara dall'Assessore Paparelli, perché ci dice che da un lato è surreale il problema di proporre una serie di concentrazioni e ricollocazioni di realtà, dico satellite, dell'acciaieria, che non ha più senso vedere in un iperfrazionamento sul territorio, che significa caos logistico, operativo, ambientale, dispersione energetica, caos direi quindi proprio mentale di chi ha studiato all'epoca questo genere di collocazioni senza senso, tra l'altro con una spendita, diciamo, superiore a quello che una concentrazione industriale determinerebbe. Per quanto riguarda le acciaierie, chiaramente il problema esiste e nessuno
può pensare ragionevolmente di superarlo in fretta. Io ho, come dire, come iperbole, detto benissimo, le acciaierie possono vedere proprio a Nera Montoro una possibilità di ricollocazione, lo ribadisco, perché in questo momento la coabitazione tra città e industria pesante ha ormai superato ogni limite. Pensare di portare le Olandi a Nera Montoro significa non aiutare né Terni né Narni, perché poi conta anche l'effetto leva, eh? Mentre con 2,50 € col treno tu arrivi a Nera Montoro da Terni, lavoratore, da Nera Montoro non arriva un turista su Narni barra Terni, vorrei dire Cascata delle Marmore. Era più opportuno portare alla Cascata delle Marmore le Olandia, ma poiché lì ci sono anche altri discorsi, io voglio dire, a secondo quello che lei dice, ma non ci credo e non credo che sia il bene dell'Umbria. Tornando a noi, aggiungo anche il fatto che a mio parere non ci siamo ancora sul tema del compendio bosco, che resta, così come altri contenitori vuoti della Regione Umbria, un elemento di riflessione per le politiche del futuro. Cioè, non, dopo 20 anni, prego. Ascolti, ma vede, allora sono, scusi, ora lei mi tira fuori il governo giallo-verde, eccetera, ma sono 20 anni che quel compendio è lì, non si riesce a dargli, e chi ci arriva non paga l'affitto, oltretutto, pieno all'esterno di pannelli fotovoltaici senza inverter, non capisco il senso. Io penso che occorra starci sopra con un altro zelo. Penso che le città di Terni e di Narni potranno avere futuro solo nella sostenibilità. L'attuale, lo status quo attuale non guarda al futuro. Noi dobbiamo essere capaci di immaginare il futuro, dobbiamo essere capaci proprio di pensare l'impossibile. Quello che oggi sembra chissà cosa, credo che invece sia la normalità in alcune realtà. Hanno spostato le piramidi, hanno spostato i palazzi. Per me si può fare tutto se c'è volontà politica. È chiaro che c'è di mezzo anche il bisogno di un coordinamento nazionale, quello che volete, ma pensare di lasciare le cose come stanno significa soltanto continuare a ferire quella conca ternano-narnese che ha una storia molto più lunga degli ultimi 130 anni, tanto per essere chiari, perché si chiamava Interamna Nars, va bene? E ci sono i primi insediamenti, come dire, preromani, proprio nella zona della Cascata delle Marmore, nonché in una parte del centro. Io non accetterò mai che venga svilita al fatto che negli ultimi 130 anni c'è la città. Non è vero, non è vero. La città ha subito bombardamenti, la città è stata mutilata, dimezzata rispetto alle sue potenzialità, anche turistiche. E aggiungo, per non parlare del fronte sanitario, aggiungo che nel 1861 non c'erano 7.000 abitanti, c'erano 20.956 abitanti. Quindi non è proprio come dice lei. Grazie, Assessore. Grazie, Consigliere Liberati. Con quest'ultimo intervento finisce la 40ª sessione straordinaria dell'Assemblea. La seduta è terminata.